Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod. Oggi prima recensione utilizzando il Galaxy S3 e la ROM che vi mostrerò è la Vanir, che ho scoperto per caso e aggiungo per fortuna in quanto è davvero completa. Vanir che è disponibile per una vasta gamma di dispositivi e che mette a disposizione tutte le features di cui si può avere bisogno. Andiamo a vedere che cosa offre, ma prima, intro! Bene, partiamo con le informazioni principali e le impostazioni. Come vedete la versione di Android è la 4.4.4 KitKat e sono disponibili gli aggiornamenti OTA, che potranno essere verificati tramite la voce Vanir Updates. Per quanto riguarda le impostazioni, oltre a quelle classiche troviamo la sezione Voodoo, che raggruppa quattro voci, ovvero interfaccia, hardware, temi e super user. Iniziamo dalla prima. Qui potremo personalizzare il menu tasto alimentazione, ovvero quel menu che si ottiene tenendo premuto a lungo il tasto power, e attivare la navigation bar e l'anello di navigazione. Schermata di sblocco consente di impostare la lock screen inserendo per esempio delle scorciatoie o associando delle azioni alla pressione normale o prolungata dei pulsanti, abilitando i widget, la trasparenza e l'effetto blur, e in più fornisce alcune impostazioni come lo stato della batteria, la rotazione e il power menu. Barra di stato permette di impostare gli elementi della status bar quali orologio, indicatore della batteria e del segnale. Pannello impostazioni rapide mette a disposizione delle opzioni per la personalizzazione del menu a tendina secondario, ovvero quello con gli strumenti, mentre menu notifiche permette di fare la stessa cosa ma con il menu a tendina principale. Inoltre qui possiamo attivare gli strumenti di notifica che preferiamo, tra Hover e Heads Up per le notifiche pop-up in stile Android Lollipop, Active Notifications per abilitare la schermata di blocco del Motorola Moto X e Halo, che insieme a Hover è uno strumento creato dal team Paranoid Android, per le notifiche fluttuanti e l'apertura delle stesse in finestra. Recent Panel mette a disposizione tre diversi task manager, quello classico dell'Android puro, la sidebar delle Slim ROM e l'Omni Switch della Omni, ognuno ovviamente con le relative impostazioni. Su More potremo inserire un operatore personalizzato, abilitare la modalità con due pannelli nelle impostazioni e modificare la densità dell'LCD, scegliere l'animazione di spegnimento del display e altro. Infine la sezione Immersive Mode mette a disposizione la modalità a schermo intero che potremmo impostare scegliendo per esempio se coinvolgere solo la navbar, solo la barra di stato o entrambe. Tornando al menu principale, la seconda voce, ovvero Hardware, mette a disposizione delle opzioni per associare delle azioni alla pressione normale o prolungata dei tasti della navbar e delle scorciatoie a elementi come l'orologio nel menu a tendina. Su pulsanti permette di fare la stessa cosa ma con i tasti soft touch, il tasto home e il tasto power. Su prestazioni possiamo gestire processore e governor, scheduler e memoria, e infine potremo personalizzare l'intensità della vibrazione e la retroilluminazione. Temi e il theme chooser di CyanogenMod, attraverso il quale possiamo personalizzare le singole parti della nostra ROM come stile, icone, caratteri, animazioni di avvio, eccetera. E proprio su stili, oltre al classico holo e ad eventuali altri temi scaricati a parte, il team ci fornisce il Vanir Inverted, il quale fa sì che i menu vengano temati di nero. Super User infine rimanda semplicemente all'app che ci permette di gestire i permessi di root da concedere o, perché no, negare ad altre applicazioni. Per quanto riguarda i launcher, nella sezione Home Page troviamo di default Launcher 3 e il GEL, ovvero il Google Experience Launcher. Il primo leggermente più personalizzabile in termini di impostazioni, ma senza la possibilità di accesso rapido a Google Now, cosa che avviene invece nel secondo tramite uno swipe verso destra. Per quanto riguarda le applicazioni di sistema, troviamo, al contrario delle impostazioni che sono tantissime, solamente quelle essenziali, ovvero DSP Manager per il controllo del suono sia in altoparlante che in cuffia, i messaggi e notizie meteo di Google, Omni Switch, cioè le impostazioni per il Task Manager della Omni ROM che vi ho mostrato brevemente prima e che potremo personalizzare in modo davvero completo, un registratore vocale e una torcia. Vediamo ora la fotocamera. Camera che è quella classica dell'Android puro con in più la possibilità di salvare le foto nella SD esterna. Anche qui le impostazioni aggiuntive non sono molte, ma proviamo ad effettuare qualche scatto. Facciamone anche una con il flash. E come vedete la velocità di messa a fuoco e di scatto è decisamente buona.
Andiamo ad osservare i risultati ottenuti e sono tutti nitidi e ben definiti, perciò fotocamera ottima. Per quanto riguarda la parte video, ho notato invece un problema. Al termine della registrazione, quando mettiamo in stop, l'app crasha. Ho fatto diverse prove e mi è sempre capitato, tuttavia i video non sono mai andati persi e li ha sempre salvati correttamente. Perciò videocamera imprecisa perché appunto si blocca in modo anomalo, ma che non dà problemi dal punto di vista pratico, se così possiamo dire, in quanto salva ciò che registriamo. Ok, nessun bug da segnalare, perciò passiamo alle considerazioni finali. Per quanto riguarda la gestione energetica, mi sono sempre trovato abbastanza bene, arrivando a fine giornata con circa 14-15 ore di uso medio intenso e 3 di schermo. Non sono risultati entusiasmanti, ma contando che la batteria è quella stock, quindi non maggiorata, sono comunque migliori di quelli ottenuti con il firmware ufficiale Samsung. La fluidità e la stabilità sono perfette e io non ho mai notato riavvii spontanei né sono mai stato costretto a riavviare forzatamente. E non fate caso alla scattosità che vedete a video, in quanto a causarla è l'applicazione di screen recording. Perciò ritengo di essere stato fortunato perché, non conoscendo ancora nel particolare i migliori firmware per S3, ho trovato una ROM decisamente valida. Ho tenuto la Vanir per più di 2 settimane e se potessi la terrei ancora, ve la consiglio assolutamente. Perfetto, nient'altro da aggiungere se non che la lista di dispositivi compatibili la trovate in descrizione insieme al download della ROM e delle Google Apps, quindi questo per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel mi piace, condividetelo e ricordatevi di iscrivervi al canale. E per qualsiasi cosa non esitate a contattarmi nei commenti qui sotto oppure su Facebook o Twitter. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!